Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio proporre il tutorial della ricetta del panettone genovese basso. Specifico quello basso perché l'anno scorso sul mio canale avevo messo due video. Uno è interamente dedicato, diciamo, alla storia del panettone genovese della mia famiglia, quindi tutta la tradizione che c'era nella mia famiglia legata alla preparazione del panettone. È un video molto carino, ve lo lascio nelle schede e vi consiglio di andare a vederlo. Poi avevo messo anche il video invece in cui vi facevo proprio vedere la realizzazione del panettone, quindi il tutorial con la ricetta e anche quello ve lo lascio nelle schede. Quest'anno ho pensato di proporvi anche la versione un pochino più veloce e un pochino più semplice, che è quella appunto del pan dolce genovese basso, che non richiede lunghi tempi di lievitazione ed è quindi molto più immediato e molto più veloce da preparare. Quindi adesso andiamo a vedere insieme come si realizza. Ma prima vi voglio dare gli ingredienti: 500 g di farina, 150 g di zucchero, 125 g di burro, un uovo, 200 g di uvetta, 150 g di canditi misti, 50 g di pinoli, una bustina di lievito per dolci e mezzo cucchiaio di acqua di fiori d'arancio. La prima cosa da fare è andare a mettere zucchero e uovo. Una volta ottenuto un composto omogeneo, andiamo ad aggiungere il burro fuso. Adesso che avete ottenuto burro fuso, zucchero e uovo insieme in un unico composto, andate ad aggiungere gradatamente la farina. E adesso, prima di andare ad amalgamare tutto bene insieme, dovete aggiungere l'uvetta, i canditi e i pinoli. Quindi andiamo ad aggiungere uvetta, canditi, canditi misti, come preferite. Io ho scelto questi qua che sono proprio misti completamente perché c'è un po' di tutto. E poi andate ad aggiungere i pinoli. A questo punto mescolate il tutto. E poi trasferiamo tutto sulla carta forno per creare bene l'impasto. Una volta ottenuto un impasto di questa consistenza, vado ad aggiungere mezzo cucchiaio di acqua di fiori d'arancio. Vado ad aggiungere proprio in questo modo nell'impasto. Ha un profumo, tra l'altro, quest'acqua di fiori d'arancio che è qualcosa di incredibile. E vado a mescolare bene il tutto. Adesso che il composto è abbastanza omogeneo, lo trasferisco sulla carta forno per poterlo lavorare meglio. Adesso che l'impasto è abbastanza omogeneo, lo divido a metà perché voglio fare due panettoni. Quindi verranno due panettoni un pochino più piccoli. Date ai due panettoni la forma, ovviamente essendo un panettone fatto in casa, la forma potete scegliere voi se farlo veramente proprio basso basso oppure leggermente più alto. Tanto poi comunque questo non va fatto lievitare, va messo direttamente in forno. Quindi io scelgo di farlo più o meno così e poi dovete fare due tagli sulla superficie del panettone. Quindi prendete un coltello non seghettato e fate proprio due tagli in questo modo, una specie di triangolo all'interno, così. E anche di qua. A questo punto lo trasferite sul tegame e poi lo fate cuocere in forno a 180 gradi per circa un'ora, forno statico, mi raccomando. Questo è il risultato finale, direi che è venuto esattamente come io mi aspettavo, quindi sono molto soddisfatta. Mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.